Oggi voglio portarti una storia particolare, una storia realmente accaduta, fatta di amore, disperazione, sfortuna, superstizione. Ho pensato che, siccome Halloween è vicino, sarebbe stato bello passare questa serata insieme e sarebbe stato bello se ti avessi raccontato questa storia. Io la trovo estremamente affascinante, con tanti risvolti psicologici molto interessanti. E soprattutto è interessante perché è avvenuta nelle mie zone, e nelle mie zone, quando il bambino, i bambini non fanno i bravi, a volte alcuni genitori dicono: se non fai il bravo, arriva la Cianciulli. E quindi mi è sempre piaciuta questa storia anche per questo. Inoltre c'è un po' di mistero, un po' di leggende intorno, quindi la trovo super interessante e adatta a stasera. Se questo video ti piacerà, metti un bel mi piace col dito sanguinolento per farmelo capire. Siamo nel 1940 e Albertina Fanti ha molta paura ed è molto preoccupata per sua cognata, Virginia Cacioppo, che dopo essersi trasferita per un nuovo lavoro a Firenze non si è fatta più sentire. E Albertina pensa che non sia da lei e che ci sia qualcosa di strano e quindi comincia ad avere dei sospetti. Ma andiamo indietro, 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 indietro nel tempo. Siamo nel 1892, quando nasce Leonarda Cianciulli in Irpinia, ultima di sei figli, e sua madre non le ha mai negato che non è stata mai desiderata e che sua madre continua a non desiderarla. Sua madre Serafina si chiamava, aveva avuto Leonarda nel suo secondo matrimonio, dopo che era rimasta vedova dal primo marito. Ed è una donna molto forte, molto decisa, molto indipendente anche per l'epoca, insomma, in cui le donne invece erano molto attaccate ai mariti, e quindi si risposa subito e ha altri sei figli, fra cui l'ultima Leonarda. All'epoca i soldi non erano abbondanti, quindi insomma lei proprio non ci voleva. E appunto passò l'infanzia con sempre la madre che le ricorda che no, era meglio se lei non ci fosse stata. Purtroppo, quando aveva soli 14 anni, a Leonarda muore il padre che è sempre stato comunque un po' più buono con lei, ecco, sicuramente più affettuoso della madre. E purtroppo in questo modo viene a mancare anche la fonte monetaria per la famiglia. E la madre decide di sfruttare sua figlia, sfruttare Leonarda e la fa prostire. Quindi immaginate non solo che sua madre non la considerava, non la curava, non si preoccupava, ma la sfrutta anche. Quindi insomma l'infanzia non è il massimo, e soprattutto non fa esperienza di questo amore materno incondizionato. Passano gli anni e sua madre decide che ora che Leonarda si sposi, era in età da marito, e vorrebbe farla sposare con un cugino di Leonarda. Ma Leonarda questa volta finalmente si ribella e all'età di 23 anni sposa Raffaele Pansardi, di cui era proprio innamorata, quindi è stata proprio una scelta d'amore. E sua madre non è affatto contenta di questa cosa, ma non solo non è contenta, è arrabbiatissima. E quindi il giorno prima del suo matrimonio le tira il malocchio, le augura una vita piena di sofferenze. Come se non bastasse, anni prima una zingara le aveva fatto una terribile profezia.
la prima parte di questa profezia diceva che lei sarebbe sposata, avrebbe avuto dei figli, ma tutti i suoi figli sarebbero morti. E ci va vicina. Ma andiamo avanti. Leonarda rimane molto, molto scossa dal malocchio che le lancia sua madre, perché lei è molto superstiziosa, crede tantissimo nella sfortuna, nei malocchi, nella magia, e per tutta la sua vita rimarrà segnata. E Leonarda cercherà tutta la vita di controbilanciare queste profezie e questo malocchio. Nel 1930 purtroppo ci fu un forte terremoto nella zona dell'Irpinia e quindi Leonardo e suo marito si trasferirono a Correggio, in provincia di Reggio Emilia, in Emilia Romagna. E Leonardo in questo modo ha la possibilità di cambiare vita, di rifarsi una reputazione, rifarsi proprio la sua personalità, in un certo senso ricominciare da capo, perché dove era nata non aveva una gran reputazione. Devi anche sapere che Leonarda sembra una donna così fragile, poverina, sfortunata. In realtà aveva un carattere estremamente narcisista. Era una donna narcisista, era una donna a cui piaceva avere gli altri in pugno, aveva i desideri delle persone in pugno, sapeva e le piaceva manipolare le persone e tenerle insomma dipendenti da sé. Era sì narcisista a livello patologico, e quindi lei è interessata alla magia, alla chiromanzia, alla lettura delle carte, comincia a fare questa attività a Correggio, nel suo paese, e conosce tantissime donne, tantissime persone vengono da lei ogni giorno per quei servizi che offre. Inoltre, con i soldi del terremoto, anche comincia ad avviare una piccola attività di vendita di vestiti usati e mobili usati, anche per aiutare insomma la famiglia, perché il marito prendeva molto poco, ecco, lavorava alle poste a Correggio, ma aveva uno stipendio che non riusciva bene a coprire, ecco, a mantenere bene la famiglia. Intanto Leonarda, dal punto di vista familiare, purtroppo comincia a subire le conseguenze di questo malocchio, di questa profezia, insomma, comunque così pare e soprattutto così è convinta lei. Infatti i primi due suoi figli, Maria Antonietta e Mario, muoiono. Maria Antonietta molto molto piccola, proprio una bimba giovanissima, e Mario addirittura nella culla a pochi mesi. E Leonarda non prende molto bene queste morti e comincia anche a avere dei sintomi a livello proprio del corpo, e comincia a stare molto male, comincia a perdere molto sangue. Leonarda non solo era attaccata ai suoi figli e quindi ovviamente soffre del dispiacere di averli persi, ma Leonarda aveva il bisogno, sentiva l'esigenza di diventare madre. Era il suo sogno più profondo, era la sua esigenza più ardente. Lei bramava, aveva il desiderio fortissimo di diventare madre, di essere una madre affettuosa. I figli per erano al primo posto, avrebbe fatto tutto, letteralmente tutto, per proteggere i suoi figli. Leonarda era molto fertile ed ebbe in totale 17 gravidanze, di cui solo 14 ebbero un esito positivo. Purtroppo però di quei 14 figli solo 4 rimarranno in vita e cresceranno, 3 maschi e infine una femmina, la più piccola. Immaginate quindi Leonarda come fosse ossessionata da questi figli, che rapporto morboso avesse con loro e quanto fosse disposta a qualsiasi sacrificio per proteggerli e per fare qualunque cosa che li facesse stare bene. In particolare Leonarda sviluppò un rapporto ancora più morboso e definito da alcuni anche addirittura inadeguato con suo figlio Peppino, che penso fosse il primogenito, ma non ne sono sicurissima.
In ogni caso Peppino era proprio il suo preferito, Giuseppe si chiamava alla nascita, perché era un bambino bravissimo, uno studente modello, addirittura era riuscito anche ad andare all'università, quindi proprio era tutto per lei, il suo cuore, il suo mondo, avrebbe dato la vita per lui, per questo figlio, ma anche per gli altri figli. Appunto, Leonardo, oltre a praticare, insomma, chiromanzia e attività di questo genere per le signore che venivano da lei, lei andava anche, insomma, a fare queste sedute. In una di queste sedute le dicono che nel suo futuro vedono il manicomio, il carcere, ma soprattutto vedono che i suoi figli moriranno in guerra. Infatti siamo verso il 38-39, stanno cominciando ad arruolare i giovani nell'esercito. E lei tiene a bada questa paura per un po', finché non arriva la lettera a Peppino che dovrà andare in guerra. E da lì Leonardo impazzisce, Leonardo capisce che deve fare qualcosa, deve agire, non può permettere che questo accada, non lo sopporterebbe, non deve, semplicemente non deve accadere. E lei è disposta a fare di tutto perché questo non accada. E come si può fare a salvare una vita? Semplice, sacrificando un'altra vita. Quindi Leonarda decide questa cosa. Non è semplice, non lo farebbe se non fosse necessario, ma deve. Una vita per una vita. Leonarda, come ho detto, era molto rispettata, aveva molte amiche nel suo paesino, venivano da lei a confidarsi, e Leonarda aveva appunto una personalità molto narcisista e le piaceva sapere i desideri più profondi delle persone. Quindi lei punta una signora, una sua amica, lei voleva anche bene a questa signora. E questa signora era Faustina, 70 anni, un'inguaribile romantica, rimasta vedova, giovane, senza figli. E Leonarda, per attrarla a casa sua e trovare la scusa perché lei se ne andasse improvvisamente dal paese, Leonarda le disse che le aveva trovato un marito che ricco, che era disposto a sposarla, e tutto ciò che desiderava Faustina era ritrovare l'amore. Era un'inguaribile romantica. E quindi Faustina si prepara, va dal parrucchiere, non sta nella pelle, e prima di partire va da Leonarda a ringraziarla, a darle un ultimo saluto, e inoltre le affida anche tutti i suoi averi momentaneamente. Leonardo ovviamente dice sì, certo, dammi pure tutto quello che hai. Inoltre le fa anche firmare delle lettere, perché non si sa mai, magari sarebbe stata impegnata nei primi tempi, e quindi le fa firmare delle lettere in modo che comunque potesse rassicurare, insomma, i suoi cari. Purtroppo però Faustina da quella casa non ci uscirà mai, non arriverà mai da questo presunto vedovo pronto a sposarla. Infatti Leonarda si fa coraggio, prende un martello, sente le campane che suonano in quel momento e la colpisce, finché Faustina non cade sul tavolo davanti, erano in cucina. A questo punto lei la appende a testa in giù e, dovendosi disfare del corpo, decide della carne di fare una cosa e del sangue di fare un altro. Come ho detto, questo non era semplicemente un voler far fuori qualcuno, ma era proprio un rito magico. Quindi questo sangue sarebbe dovuto essere usato, ok, per proteggere il figlio.
quindi abituata insomma a disabare animali, a quell'epoca si faceva tranquillamente in casa, le fa dei tagli dietro le ginocchia, l'appende a testa in giù, le fa dei tagli dietro le ginocchia e aspetta. Raccoglie il sangue in un secchio e poi fa una cosa di cui ha scritto nel memoriale, quindi adesso te la vado a leggere pari pari. Leonardo dice: gettai i pezzi nella pentola, aggiunsi 7 kg di soda caustica che avevo comprato per fare il sapone e rimescolai il tutto finché il corpo sezionato si sciolse in una poltiglia scura e vischiosa, con la quale riempì alcuni secchi e vuotai in un vicino pozzo nero. Quanto al sangue del catino, aspettai che si coagulasse, lo feci seccare al forno, lo macinai e lo mescolai con farina, zucchero, cioccolato, latte e uova, oltre un poco di mandarina, impastando il tutto. Feci una grande quantità di pasticcini croccanti e li servì alle signore che venivano in visita, ma ne mangiammo anche Giuseppe e io. Era importante che Giuseppe mangiasse questi pasticcini, questi biscotti croccanti, perché? Perché il sangue della vittima l'avrebbe protetto. E Leonardo vede che funziona, vede che non, Faustina non è cercata, è andato tutto bene. E allora cosa decide? Decide di proteggere tutti e tre i figli dal rischio di morte in guerra. E quindi decide di avere un'altra vittima. Questa volta siamo all'inizio del 1940 e la seconda vittima si chiamava Clementina Soavi. Questa Clementina di lavoro faceva, noi diremmo la babysitter, dava lezioni ai bimbi, se ne prendeva cura ai bambini degli altri, ma il suo sogno più profondo, ciò che desiderava di più, sarebbe stato il lavoro di maestra. E allora Leonardo cosa si inventa? Dice a Clementina che le aveva trovato un lavoro in un collegio femminile a Piacenza. E Clementina di tutte e tre era la più credulona e ci casca, cade nella trappola e purtroppo fa la stessa fine di Faustina. Unica cosa, Leonardo decide di usare un'ascia, quindi dopo che Clementina le aveva firmato delle lettere, le aveva lasciato i suoi beni, Leonardo la colpisce con un'ascia più volte. E più volte la appende, la dissangua, raccoglie il sangue, taglia, fa la poltiglia, mette il sangue in forno e ci fa dei buonissimi pasticcini. Come abbiamo detto, lei aveva un terzo figlio e come terza vittima sceglie sempre una sua amica. Questa sua amica era, sì, quella di cui ti ho raccontato a inizio. Virginia Cacioppo era un'ex cantante lirica che aveva avuto anche una buona carriera, aveva anche cantato in Egitto e aveva fatto diversi concerti sia nella sua città sia insomma un po' in tutto il mondo. Non era una donna così semplice e così un po' chiusa come le due vittime precedenti, ma era una donna, insomma, di mondo per l'epoca. E Virginia, il suo punto debole che avrebbe voluto ancora esibirsi. E Leonardo cosa fa? E la stuzzica con un'ipotesi, perché le dice che potrebbero anche decidere di farla ritornare sul palco, di farla riprendere a esibire. E Virginia ci crede. Virginia ci tiene tantissimo a esibirsi perché Leonardo conosceva i punti deboli di questa signora e quindi ci casca. Virginia era la più benestante fra le tre e aveva anche dei titoli di stato, e questa cosa ricordatela. Virginia, come le altre, come ultima tappa prima di partire, decide di andare a ringraziare Leonardo
E Leonarda, per dirle prego, prende un ascia, la colpisce, colpisce, colpisce. E alla fine di tutto, col suo sangue, ci fa dei buonissimi biscotti. E tutti quelli che hanno assaggiato questi biscotti hanno detto che erano buonissimi, diversi dagli altri, che avevano proprio questo sapore in più, che non capivano cosa potesse essere. In ogni caso, purtroppo per Leonarda, Virginia appunto aveva Albertina, a cui era molto cara, era sua cognata, e Albertina sospetta che Virginia non sia proprio andata a Firenze e questa storia non quadri. Allora va in paese, va a Correggio e comincia a indagare, vuole capire dove è finita, chi l'ha incontrata, chi ha visto per l'ultima volta. Ed esprime questi suoi dubbi, questi suoi sospetti anche al maresciallo del paese. Parlando un po' con le persone e indagando, comincia a sospettare sempre, sempre di più di Leonarda. Lo dice al maresciallo, ma il maresciallo quasi si mette a ridere. Leonarda, quella brava donna, sempre disponibile, quella madre. Ma cosa dici? Però purtroppo Leonarda fa un po' di errori, perché presa dal panico, presa dall'agitazione, comincia a sbandierare in giro che lei le lettere di queste persone ce le ha. Le stanno arrivando, quindi è una prova, quindi sono vive. Cosa stanno dicendo? Il problema è che queste lettere arrivavano solo a lei e lo diceva in modo un po' troppo euforico. E quindi il maresciallo comincia pian piano a sospettare di lei e per questo la mettono in carcere, la imprigionano. Quando la imprigionano all'inizio lei non confessa nulla. E imprigionano anche una sua domestica perché a casa sua avevano trovato dei vestiti di Virginia. E all'inizio, appunto, Leonarda non dice niente, non confessa, non cede. Ma a un certo punto, la domestica dice che era Peppino a scrivere quelle lettere, andava a Piacenza, andava a Firenze e da lì spediva le lettere date alla sua madre. E quando Peppino viene preso dai carabinieri, Leonarda non lo accetta. Leonarda, pur di proteggere suo figlio, confessa, confessa tutto, dice di aver fatto soprattutto tutto da sola, che lui non c'entra assolutamente niente, non ne sapeva nulla, era completamente innocente. Leonarda purtroppo ha molte prove a suo sfavore, nel senso che quando i carabinieri vanno a casa sua, nel pozzo trovano, oltre a questa melma orrenda e puzzolente, anche un pezzo di cranio di donna e una dentiera che si rivela essere quella di Clementina. E poi nella cucina trovano questi biscotti. E poi sentono anche questo odore tremendo di carne putrefatta. E trovano anche questo catino con del sangue coagulato. Le prove sono schiaccianti, ma Leonarda non interessa. Non le interessa perché l'importante è che i suoi figli siano al sicuro. L'importante è che Peppino non venga condannato. Lei è felice, lei è contenta. Lei non si pentirà mai di ciò che ha fatto. La condannano a 3 anni minimo di manicomio e poi 30 anni di carcere. Durante questi anni non si è mai pentita. C'è anche un'intervista molto interessante, brevissima, però molto fa proprio impressione di Leonarda e magari ti giro anche il link. Comunque, ciò che è interessante sapere è che Peppino non era così innocente. Oltre a spedire le lettere dei posti in cui dovevano essere queste signore, la domestica,
detto anni dopo che aveva frugato dentro una valigia che lui stava portando in giro, ogni tanto portava queste valigie in giro e ci aveva trovato dei resti di corpo umano. Quindi no, tale madre, tale figlio, non saprei. Ma la cosa interessante, ti chiederai, ma perché la chiamavano saponificatrice? Dov'è sto sapone? Lei ha fatto tutto da sola, ha scritto questo memoriale di più di 700 pagine in cui racconta la sua storia in modo molto narcisistico e racconta che ci ha fatto anche delle buonissime, profumatissime saponette con il grasso delle sue vittime, ma in realtà la polizia tutto ciò che trova è delle cose mollicce e profumate, in realtà non li ha mai fatti, non le sono mai venuti questi saponi. Però nel suo memoriale dice, però lei nel suo memoriale dice della terza vittima, Virginia, finì nel pentolone come le altre due, ma la sua carne era grassa e bianca. Quando fu disciolta vi aggiunse un flacone di colonia e dopo una lunga bollitura ne vennero fuori delle saponette cremose. Le diedi in omaggio a vicini e conoscenti. Anche i dolci furono migliori. Quella donna era veramente dolce. E questa era l'affascinante storia di Leonardo Cianciulli. Però sai che sono molto scortese. Mi sono dimenticata. Ti vanno dei biscotti?